Sono anni qui, però... Il fondatore di Italia Viva Matteo Renzi è arrivato a Fano venerdì scorso per presentare il suo ultimo libro, La mossa del cavallo. Nel rispetto delle norme anti-Covid, il senatore è rimasto per circa 2 ore alla tensostruttura di Sassonia di fronte a un centinaio di persone. Una serata tranquilla, parte un piccolo fuori programma quando un contestatore ha gridato buffone, parola pronunciata da un giovane di passaggio subito identificato dalle forze dell'ordine e allontanato. L'incontro è stato aperto dal consigliere di Italia Viva Federico Talè, che ha organizzato l'evento, e dal candidato governatore del centro-sinistra Maurizio Mangialardi. Nel corso della serata Renzi ha affrontato temi di politica sia nazionale che locale in vista delle elezioni regionali del prossimo settembre. Volete una regione che investe sulla sanità i soldi del MES, come Maurizio Mangialardi farà se sarà eletto presidente, o volete una regione che invece lavora nel fronte sovranista anti-europeo come vuol fare il candidato a Acquaroli di Fratelli d'Italia? La scelta è per voi, per il vostro futuro. Non c'è una partita nazionale, c'è una partita delle Marche, il buon governo contro l'ideologia. Italia Viva per Renzi sarà decisiva per la vittoria del centro-sinistra. Oggi, ha detto il leader del partito, la vera sfida è quella di riportare passione per la politica contro il populismo. E in questo la sfida delle Marche è precisa la sfida più importante. Perché? Perché tu c'hai da un lato chi governa con la forza delle idee, chi ha fatto il sindaco, chi conosce l'amministrazione, e dall'altro c'hai una coalizione guidata da Fratelli d'Italia che a Roma con la Meloni urla tutti i giorni contro l'Europa, contro il MES, contro i denari di chi invece dall'Europa ci ha salvato in questa situazione. Quindi la sfida è nelle Marche, la prossima mossa del cavallo è nelle Marche. Noi siamo quelli che faranno fare la differenza, perché Mangialardi sia avanti di uno. Il risultato è che noi saremo decisivi. A lanciare un appello ai cittadini è stato anche il candidato consigliere Federico Talè. Votate la persona che conoscete, ha consigliato. Guardate la competenza dei singoli candidati. E guardare anche la competenza di chi andiamo a votare. Non votiamo per partito preso, non stiamo a guardare soltanto i sondaggi o il partito a Roma, guardiamo anche quello che un candidato, ad esempio un candidato come me uscente, ha fatto in questi 5 anni. I miei temi, l'ho sempre detto quali sono quelli del sociale, sono quelli dell'impresa, sono quelli e quindi dell'agricoltura e del turismo. Vorremmo fare grandi riforme per quanto riguarda la sanità. Una delle riforme più grandi sarà quella di modificare il decreto 70, il Balduzzi. Abbiamo, come dire, depauperato il territorio della sanità territoriale, dobbiamo reinserirla.